ci troviamo dove dovrebbe essere ubicato il PRT, il Pipeline Receiving Terminal. Qui verrebbe creata una zona industriale di 12 ettari. Gli edifici con gli uffici, gli impianti di filtraggio del gas, gli impianti di depressurizzazione, due caldaie elettriche da circa 2 MW e due caldaie a gas per circa 7 MW termici. Da queste caldaie verrebbero fuori un circa 2000 tonnellate di fumi, massima parte vapore d'acqua, però ci saranno più o meno anche qualche decina di chili di polveri sottili, il famigerato PM10, un 200 kg di ossidi di zolfo, 400 kg di ossidi d'azoto. Ossidi d'azoto e ossidi di zolfo sono comunque responsabili delle piogge acide, perché con il vapore d'acqua si ricombinano formando acido nitrico e acido solforico, anche un 1300 tonnellate di anidride carbonica, che è un gas serra, più varie altre cose. Da qua parte un cavo a fibra ottica che controlla tutto l'impianto, tutte le valvole di intercettazione, tutti i punti di compressione, da qua fino ai confini con la Turchia. Impianti di questo genere sono anche obiettivi strategici. Se venisse perso il controllo di questo impianto, si avrebbe la perdita di controllo di tutta l'opera da qua fino ai confini con la Turchia.